Oggi, che è il 13 giugno, abbiamo sistemato questo camper adibito a diretta live streaming con microfoni da studio e di domani si parte. Che ora partiamo domani? Non lo so, alle 10. Vedi? Stavolta non è un'idea mia, perché era un'idea di cui stavano chiacchierando Massimiliano e Sara nel viaggio fra Ascoli e Montegallo sotto la neve, e dicevano: ah, ma pensa potremmo fare una cosa in tutta Italia invece solo nelle Marche, basta con le Marche, facciamo una cosa col treno, facciamo una cosa tutta Italia. E quindi, quando è uscito il bando di Eppela, guarda caso avevo appena fatto caso che da Torino a Bari erano esattamente 1000 chilometri precisi. Allora ho detto: sai che c'è, perché non ci spariamo un bel 1000 chilometri in qualche giorno in maratona? E ho proposto un'idea sperando e credendo che venisse poi bocciata da chiunque, ma ha chiamato Apple dopo un'ora dicendo: idea fighissima, la sosteniamo. Ed ecco qua. Quanto alla rovescia? Un mese, oggi è il 35 giorni. Stasera, martedì 14 giugno 2022, la vigilia del grande evento. Siamo abituati alle maratoni, noi di Radio Incredibili, ma non come questa. 1000 chilometri, Torino-Bari. Domani mattina saremo in centro a Torino, vi aspettiamo per intervistare tutte le persone che vorranno raccontare la propria storia. Con il camper di Radio Incredibili, allestito dai miei amici, oltre che colleghi, Enrico, Claudio, Max, Sergio, ovviamente anche Silvia e anche Matteo, che ha controllato tutti questi ragazzi. Il camper è fighissimo, abbiamo l'adrenalina, infatti sentite le parole come escono tutte così. E Torino è bella, già lo so, anche se per me è la prima volta. E domani sera poi ci sposteremo a Bologna, dove il giorno dopo faremo la stessa cosa a Bologna, e poi avremo Grottammare, poi avremo Pescara, per finire domenica a Bari. Percorriamo insomma tutta l'Italia, raccontiamo Radio Incredibile, ma soprattutto le persone che fanno Radio Incredibile. I love you. Benvenuti, benvenuti, benvenuti amici di Torino, benvenuti a 1000 in Italia, da Radio Incredibile. Accanto a me, alla regia, ho Sergio Consorti, di fronte a me alle cazzate, alle inezie, ho Leonardo Pilarisi, e poi siamo solo in tre, io sono Claudio, e siamo solo tre di una squadra che accompagnerà l'Italia per 5 giorni e per 1000 chilometri. Abbiamo Enrico che ci sta riprendendo, lo potete vedere nella seconda telecamera, Eva che sta pulendo gli occhiali, e poi fuori abbiamo le nostre cameraman Silvia, Celeste e Matteo. Questo è 1000 in Italia, lo avete visto dalla sigla. Leo, com'è stata la notte con me? 1000 saluti da Torino, mi sono preparato una battuta d'ingresso per rompere il ghiaccio. In quanto simpatico. Anzi, sì. No, bellissima notte, abbiamo dormito agli estremi del letto come due ragazzini adolescenti che si conoscono per la prima volta. E c'era un po' di imbarazzo. Sì, è vero. We'll be right back.
abbiamo la Mole proprio davanti a noi ed è centralissima a Torino, e poi entriamo a vedere che cosa ci riserva l'ambiente. Stiamo installando alcune cose, per cui troverete un po' di traffico. Però siete benvenuti. Oltre, oltre l'ignoto dimora il mio cuore, scevro dal pregiudizio dell'umana miopia, distante dalle parole pronunciate senza enfasi da chi fugge dalla sinfonia della vita. Diciamo che nell'ambiente culturale Torino è un po' faticosa, perché non ci si parla molto, si tende a fare tutte cose un po' circoscritte, per cui la realtà del Circolo degli Artisti oggi invece vuole essere proprio una realtà aperta, che si possa fare cose insieme, costruire insieme, perché secondo noi, soprattutto dopo questo periodo difficile, è l'unica cosa che abbiamo, un potere enorme, cioè quello di poterci parlare e di fare cose insieme, se parliamo d'arte, chiaramente di cultura, per cui riuscire ad aprirci un attimo e vedere il mondo tutti insieme, ecco. L'esercizio, tre aggettivi per Torino. Vabbè, meravigliosa, te lo devo dire per forza. Strana, strana, strana e misteriosa. Tre odori di Torino. Anche profumi. Glicine, perché Torino sa tanto di glicine. Se andate al Parco del Valentino oggi ve ne accorgete. Sì, e non tenia, vabbè. Smog, te lo devo dire per forza, perché comunque c'è, è una città molto complessa da questo punto di vista. E l'altro odore particolare è un odore che ogni tanto si sente un po' di l'odore della campagna, perché noi abbiamo anche una parte che sembra veramente staccata da Torino, che è il Parco del Meisino, dove c'è ancora una realtà quasi contadina, ci sono le mucche, ma qua veramente fai una passeggiata, ci sono le mucche, ci sono i cavalli, per cui anche un odore di fieno. Buongiorno. Lei è? Antonello Sardella. Tassista, giusto? Tassista da 43 anni in servizio nella città di Torino. Allora, siamo davanti alla... Siamo davanti alla Mole Antonelliana. Lei ha appena portato qua dei turisti. Sì, colgo l'occasione perché qui abbiamo un flusso di stranieri, la maggior parte spagnoli, che vengono a visitare la Mole Antonelliana. Cosa cerca un turista quando viene qui? Prima di tutto, dove si mangia bene. Ah, ecco. Dove si mangia bene, poi vogliono sapere dei musei, il Museo Egizio, la Reggia di Venaria, Superga, tutti i posti dove portiamo i nostri clienti a visitare la città. Da Torino, da generazioni, qual è la cosa più bella per te, se ti posso dare il tu, di Torino? Chi viene a Torino e non assaggia il bicerin, guai. Bicerin, che cos'è il bicerin? Il bicerin è praticamente sarebbe un caffè, cioccolato, latte e cacao. È una specialità che chi viene a Torino, guai che non... Non provi il bicerino. Allora, una frase, la prima che ti viene in mente in torinese? Bugianè. Che vuol dire? Non ti muovere. Non ti muovere. Allora, l'insulto da tassista invece in torinese? Sesam bastard. Ok, questa l'abbiamo capita. Ok, cosa ti piace di più di Torino, a parte il bicerino, a livello di la zona più bella? Guarda, io sono cresciuto in Piazza Vittoria, la piazza più bella che abbiamo in Torino. Per
Posso darti del tu? Certamente, io mi chiamo Mario. Piacere Valeria. Mario, che fai stamattina a Torino? Ah, stamattina, guardi, sono qua perché domani inizia il ciclo raduno nazionale FIAB che ci porterà in giro per il Piemonte. È una città straordinaria, bellissima, un locale storico straordinario. È piena di storia. Da qui è nata l'Italia, quindi che si può dire di più? Guarda Mario, per me è anche la prima volta e ho la stessa sensazione, mi sento proprio pervasa dalla storia di queste vie, di queste vie del centro. Quindi, e invece di dove sei? Io sono di Palermo. Palermo, ora ragazzi. Ti consiglio di andare a visitare il Museo del Risorgimento. Dove qui in pratica, a Torino? Sì, a Torino hai la possibilità di vedere un excursus storico per arrivare fino a dove siamo. Grazie, allora... Sì, siamo per questo ciclo raduno FIAB. Da Palermo a Torino di sera? No, da qui, da Torino, partiamo poi per il giro delle Langhe. Quasi in Palermitano. Sì. Beh, che dire, mi piace assai questa città. Viva la Sicilia sempre! Grazie. Mille in Italia, raggiungibile, per favore. Mille, è il nostro progetto, mille in Italia, mille chilometri facciamo. Mille in Italia... Con il camper. Siete con il camper? Sì, mille in Italia. Mille in Italia. Mille in Italia, ho capito, grazie. Ciao, come ti chiami? Davide. Davide, piacere Valeria. Piacere. Noi siamo ascolani o marchigiani in generale e siamo qui con Radio Incredibile, che è la nostra radio, e stiamo raccontando l'Italia da Torino a Bari, oggi è la nostra prima giornata. Ma sei toscano? No, torinesi. Ok. Abbiamo portato questa idea, questa iniziativa un po' nuova per cambiare un po' le solite cose che ci sono qua a Torino. Abbiamo inventato questa attività dove appunto produciamo schiacciata toscana, la classica focaccia toscana, però vogliono sempre che la chiamiamo schiacciata. E capisco. Il prodotto è molto buono, viene farcita sul momento con prodotti tutti naturali. Ok. E appunto venduta poi al pubblico. Facciamo più che altro servizio da sporto. E poi abbiamo qualche tavolo su Piazza Castello, sotto i portici, dove la gente si può tranquillamente accomodare. Bravissimi, siete molto giovani, quindi è un'attività che avete intrapreso. Assolutamente sì. Molto io non giovani. Sono responsabile, è responsabile un po' più anzianotto di me, che attualmente non c'è, però sì, l'ambiente è giovanile. Avrà detto anzianotto, forse intende dire sulla Trentina. Sulla Trentina. Anzianotto sulla Trentina? 40-45. Ah, ok. Perfetto. Io ho 23, quindi al doppio dei miei. Allora, te lo dico perché io vivo lo stesso dramma di ascolana che va in giro per l'Italia e vede le olive ascolane, no? Okay. Io non le proverei mai. Perché un toscano dovrebbe venire qui e prendere la tua schiacciata? Posso garantire che è molto buona, il prodotto è ottimo, gli ingredienti sono tutti freschi, di prima tipologia. Quindi le andate a scegliere? Assolutamente sì. Ok, con la schiacciata lo potete fare, con le olive no. Piacere, io sono Elisa. Piacere Elisa. Sono effettivamente il badge non ce l'ho più adesso, però sono una guida ufficiale della città di Torino dal 96, quindi ho visto trasformare la città. Per noi è sempre un po' di grande respiro cercare e trovare delle città che siano, se vogliamo, europee. Beh, su questo non c'è dubbio, perché Torino è una città, se vogliamo, poco italiana e molto europea, perché già i Savoia, che l'hanno studiata un po' a tavolino, hanno avuto come punti di riferimento Vienna, Madrid, Parigi, quindi grandi città europee, per cui, e poi oltretutto qui a Torino, quando la città si è veramente sviluppata, cioè a partire dal 600, c'era ben poco, perché la città
romana e poi la città medievale erano veramente quasi insignificanti. Cioè, voglio dire, sì, all'epoca dei romani ancora Augusta Taurinorum aveva un suo peso, ma voglio dire, dal punto di vista della città medievale, cittadine come Chieri, Asti, Alba erano molto più significative rispetto a Torino. Io ho sempre girato molto per frequentare corsi in giro per l'Italia, poi mi piace viaggiare e mi ricordo che quando le persone mi chiedevano da dove venivo, quando io rispondevo che venivo da Torino, l'interesse era pari a zero. Questo parlo della fine degli anni 90. Ultimamente mi sono proprio resa conto che invece quando dico che vengo da Torino comincio a ricevere complimenti, gente entusiasta che mi racconta della propria esperienza di visita a Torino, quindi devo dire che proprio percepisco che l'immagine della città è cambiata, anche per gli italiani. Io mi chiamo Willy, origine non sono di qua, ma è un bel po' che vivo qua in Italia, Bologna, ormai ho 50 anni, scusami se parlo male, no, bolognese. Ma magari parlassimo tutti inglese come tu parli bolognese, di dove sei originario? Io sono di Bristol, UK. Ascolta, tu hai una mappa, diciamo, scritta sul tuo corpo, perché sei pieno di tatuaggi, no? Come è nata questa scelta e che cosa decidi di tatuarti, se hai posto ancora? Quando sono venuto qua nel 1972, sì. Dopo mi sono ritornato là, poi quando sono ritornato qua mi sono riempito qua. Ah sì? E perché? Così, per scelta. Adesso è moda, prima non era moda. Anche gli altri guardano come un campionario, mi copiano e non va bene, non è un gioco di fare queste trasformazioni qua, specialmente in Italia adesso è moda, prima no. Questa è piazza 20 settembre, qui dietro c'è piazza 8 agosto, proseguendo c'è piazza via 5 ottobre. Qui si viaggia nel tempo, a Bologna, al quartiere Calendario, si viaggia nel tempo. Siamo in piazza 20 settembre a Bologna con due tipici bolognesi che infatti vieni da? Io da Paola, lui da Cosenza. Da Cosenza, quindi non Emilia Romagna ma dalla Calabria. Sì. Allora, no, adesso classico bolognese, che è il classico studente fuori sede che viene a Bologna a studiare. Speriamo. Come speriamo? L'anno prossimo. Ah, sei sei un diplomato, sì. Sei? Ah, ok, quindi sei qui da diplomato, stai facendo un giro. Sì. Allora, in cosa ti stai iscrivendo? Spero medicina. Ah, devi fare il test, quindi sì. Devi fare il test. Vabbè, allora disoccupato, già no, scherzo. Sì. Cosa ti aspetti dalla tua esperienza bolognese? Tanti tortellini, spero. Okay, ma occhio che dopo cresce, ok? No, non mi piace tanto la città, quindi spero di viverla al 100%. Non o ti piace? Mi piace, ah, mi piace. Ah, ti piace, ok. Cosa lasci invece in Calabria? Cosa ti mancherà della Calabria? La famiglia, credo, gli amici. Vabbè, il mare. Il mare. Anche il nostro speaker è un calabrese a Bologna. Noi siamo un po' ovunque, colonizziamo. Sai, colonizziamo il mondo. Mia mamma dice che i calabresi sono come la gramigna. Non le stirpi, non le stirpi. Siamo, non sono bolognesi, ma siete cinesi? Sì, entrambe. Però abitiamo a Firenze, non a qui. A Firenze, sì, ok, sì. Quindi sono due cinesi che abitano a Firenze e sono a Bologna, proprio bolognesi classiche. Vi chiamate? Io Fiona. Fiona? E Ilenia. E Ilenia. Ilenia e Fiona sono qui in Italia da quanto tempo? Abito a qui 3 anni. 3 anni, sì. Che abiti a Firenze? Sì, sì. E te anche abitate insieme? Sì, sì. E studiate in Italia, cosa fate? Sì, scienze storiche. Scienze storiche, quindi loro studiano storia, sono a Firenze.
E oggi siete in vacanza a Bologna? Sì. Per fare una passeggiata? Sì, sì. Molto bene. Come, cosa vi piace dell'Italia? Cucina. La cucina? E appena cutuna. Pela formaggio. Oh, no. Pela paesaggio. Ah, il paesaggio. Paesaggio, cutuna. Pela cutuna. Ah, cultura. Oh, sì, cultura. Ok. Avevo capito, pela cotogna. Hello, where do you come from? Poland. Poland, all of you from Poland. Yes. And are you in Italy for holidays? Si. Weekend. Weekend, oh, okay. Long weekend. Why you choose Bologna? Because it's pretty. Yeah, it is. Old town. Old town? Yes. Transport in Poland. Yeah. Okay. It's good. And what did you like? It's okay. And so there's the sun, so it's okay. Sunny, hot. Tagliatelle, bolognese. Aha. Bolognese. Muszę. I must go. Yeah. In pasta. Okay. And I must drink cafe. Yeah. Dopa. Yeah. Doppio. Dopa. And grande gelato. Wow, that's a good plan. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? Yo vine a una fiesta aniversario de medicina deportiva, Sport Medicine. ¿Hablamos en español o en inglés? En español. ¿En español? Sí, luego le vamos a poner subtítulos. Ah, vale, vale. Quiero que sepan que Italia es la meca de medicina deportiva. Somos la meca de la medicina deportiva. Sí. Sin ningún tipo de dudas. En Europa, Italia domina la medicina deportiva. Aquí en Bolonia, Isokinetic, Bolonia Football Club, en las instalaciones. Sí. Hubo ayer, yo vine desde España, a una fiesta, 35 aniversario de Isokinetic. Isokinetic. 35 aniversario de Isokinetic. Isokinetic es el grupo académico de profesor, investigación, para la prevención de lesiones musculares de futbolistas o atletas de élite. Per la prevenzione di atleti d'élite, sì, e calciatori da infortuni muscolari. Tu sei un medico? Io sono un medico specializzato in odontologia. Ah, odontologia, ok. Sì. Finalmente abbiamo trovato una bolognese, che stamattina abbiamo trovato indiani, pakistani, cinesi, calabresi, del mondo. Finalmente abbiamo una bolognese. Perché Bologna è una città accogliente. Accogliente, e però quindi... te Milena sei famosa perché scappi via da Bologna appena puoi. Esatto. Allora Milena, dovete sapere che chi ha una famiglia e chi ha già Milena è una sorta di guru, perché te sei la fondatrice del gruppo Famiglie Globetrotter. Esatto. Che è un gruppo ricchissimo di Facebook che ogni giorno si confronta, diari di viaggio, dritte, un bacino, è un gruppo che muove persone e muove idee. Assolutamente. Milena, allora, quanto è bello viaggiare e soprattutto quanto è bello spostare tante famiglie che ti seguono e seguono poi, si seguono reciprocamente. Diciamo che, allora, il gruppo nasce dal blog Bimbi e Viaggi, che è nato a fine 2011 per condividere la nostra passione per i viaggi con i bambini, e la cosa bella è che continua a sopravvivere grazie a questa condivisione con tantissime famiglie. E la cosa più gratificante in questi anni è stata motivare le famiglie, anche con bambini piccolissimi appena nati, a continuare a viaggiare. Viaggiare. Perché tu nasci un bambino e tutti ti dicono: ah, adesso non potrai adesso più viaggiare. Per 4 anni sei a casa fermo. Esatto, invece... al massimo al mare col lettino. E invece, insomma, stiamo coinvolgendo tantissime famiglie e stiamo motivando tantissime famiglie a viaggiare e quindi ad alimentare quella che è la passione dei genitori, poi in sostanza. E quindi è una cosa bellissima. Senti, abbiamo trovato una Bologna che ribolle l'energia, abbiamo trovato una Bologna esplosiva, e una Bologna che si prepara a una grande estate. Dai una dritta ai tuoi concittadini, i bolognesi, dove li portiamo quest'estate, Milena? Allora, quest'anno Bologna, come poi tutta l'Italia, ha ricominciato a respirare davvero dopo questi 2 anni tremendi, e ha un cartellone ricchissimo di eventi. Cioè, Bologna estate, che andrà avanti in realtà fino a ottobre, perché noi iniziamo a maggio e finiamo a ottobre. Tantissimi eventi in tutte le piazze e le strade di Bologna, città metropolitana, quindi andare sul sito Cultura Bologna e vedere cosa c'è ogni sera, e c'è davvero l'imbarazzo della scelta per tutti i gusti e tutte le età. Ti ringraziamo, grazie mille, questa è Mille in Italia, noi stiamo cercando di raccontare l'Italia, 1000 chilometri da Torino fino a Bari, e sapessimo incontrati, è forse la prima bolognese stamattina grande che incontriamo camminando. Bellissimo progetto, complimenti. Grazie mille. Grazie a te.
oggi giochiamo in casa, oggi giochiamo a Rocca al Mare e siamo una spiaggia bellissima, siamo in Piazza Kursaal e siamo in uno dei posti più famosi di Rocca al Mare, siamo al Bagno delle Stelle e delle Stelle con Stefano. Esatto. Ciao Stefano, tu di cosa ti occupi qui al Bagno delle Stelle? Allora, io sono il titolare. Il titolare, anche se ti hanno preso in giro qui dentro. Sì, sì, perché mandano sempre avanti a me, quindi come se fossi un collaboratore dipendente. E niente, abbiamo iniziato, noi siamo aperti tutto l'anno, quindi da gennaio, e devo dire che c'è tanto entusiasmo da parte delle persone, c'è tanta voglia di uscire, di ripartire, si rivedono anche i primi stranieri, per cui penso e spero che ci siano tutte le premesse per fare una bella stagione. Una bella stagione. Un augurio per tutti, per i tuoi dipendenti, ma anche per tutti i tuoi colleghi che insomma, che danno da mangiare ai turisti di Rocca al Mare. Sì, speriamo sia di buon auspicio sia i miei collaboratori sia gli altri operatori turistici. La crescita che ha avuto Rocca al Mare paradossalmente negli ultimi 2-3 anni a livello turistico c'è stata grazie insomma al modo di amministrarla in maniera, abbiamo avuto il sindaco adesso in campo in maniera egregia, per cui ci sono tutte le premesse, sicuramente nessuno le deluderà. Bene. L'abbiamo interrotto prima mentre stava ricucendo un ombrellone. Nanni, da quanti anni fai questo lavoro? Da tanti, tanti. Cioè no, ultimamente 20 anni, 22 anni, perché ho costruito lo chalet. Prima lo chalet non c'era. Però il bagno Pepino esiste da mio bisnonno. Ok. E quindi per tradizione, ma non, cioè, è stato... Qui c'erano i bagni della tua famiglia, sì, e poi te hai fatto tutto lo stabilimento. Sì, io vabbè, io sono quello di là, però vabbè. Vale. Senti, per l'appunto questa estate insomma speriamo di ripartire per Benino e ci siamo finalmente. Sì, sembrerebbe di sì, sembrerebbe di sì. Nanni, chi avete, turisti storici o ogni anno nuovi? Al bagno Peppina praticamente c'è un signore che veniva prima che io nascessi. Ah, ok, quindi è giovanissimo insomma. Giovanissimo, no, ma tanto giovane non è, diciamo. No, è anziano, è famoso, cioè c'ho la metà di storici, diciamo, perché sono sempre, vengono qui da sempre, diciamo. Ascolta Nani, insomma, nella scena del bagnino c'è un bagnino che spesso poi ha a che fare con delle turiste, no? Sì. Che, quante turiste hai amato? Poche. Per le mie possibilità poche. Quante avresti potuto amarne? Tante. Ah, sei un bell'uomo, sei ancora adesso, sei un bell'uomo. Da giovane ero ancora meglio. Ancora meglio. Un po' di giallo. Si è visto le foto. Ma sei sposato? No, non mi sono sposato appunto per quello, non mi sono mai sposato, non ho figli. Per non deludere le turiste. Quindi si è sposato e dopo si complicavano la vita. Quindi quante l'hanno? Come quante l'hanno? Quante turiste l'hanno? Ti hanno insomma amato? Un bel po', non vorrei fare lo sborone perché uno una decina l'anno almeno. Porca miseria, decina l'anno non ce la facevo fisicamente. No, così. Mo chi vede questa intervista dirà che è il solito esagerato. Stavo intervistando questa signora. Aspetta. Posso toccarlo un po'? Bene. Mio marito dietro. Suo marito dov'è? Vabbè, dopo. Aiuto marito! Ok. Mille in Italia, terza tappa a Rocca al Mare si sta chiudendo finalmente perché inizia a essere davvero stancante, ma abbiamo bisogno di energie belle, fresche. Questa signora ne ha davvero tante energie. La signora si chiama? Marina. Marina? Marina, lei è di Rocca al Mare, una Rocca al Marese doc, giusto Marina? Giusto. Quanti anni è che sei a Rocca al Mare? 10 anni. 10 anni? Come ti trovi a Rocca al Mare? Bene. Cosa ti piace più di Rocca al Mare? Tutto. Tutto? Sì. Il mare, la cucina, l'ambiente? Sì, ma scusa, io non solo vivo qua, io vivo 22 anni in Italia. Quindi ho vissuto da altre parti, in Toscana, in Abruzzo, adesso in Marche. Ma dov'è in Toscana? A Perugia, ho studiato là. Quella è lunga però, Perugia. No, poi anche sono stata a Toscana pure. Ok. In Toscana. Io sono artista. Dove è artista? Sì. Ok. Ma dove possiamo vedere le tue opere? Nel telefono. Nel telefono. Lei ha tutte le sue opere. Sì, effettivo. Instagram. Copie digitali. Instagram. Allora, dove possiamo seguire le tue opere digitali, Marina? Qua. Solo sul telefono suo. Cioè, se qualcuno... Instagram. Instagram?
scusa, Maximova Marina 406, no, 436. Maximova? Maximova. Maximova Marina 436, quindi amici che ci guardate questo video che Federico sta riprendendo, le sue robe sono o qui in NFT, in chiaro contenuto digitale. Ti faccio vedere subito, guarda. Guardiamo le opere di Maximova Marina. E io ho studiato come lui dipinge, di come si chiama Z. Un attimo, allora, scusa un attimo, qua. Cioè, sei notifiche e messaggi. Un messaggio, guarda, questo, vedi, la mia creatura. Noi ringraziamo Marina Maximova 436 di questo racconto della sua arte e della sua presenza. Questo è Deruta, anche Deruta è splendida città di cultura, di architettura, questa di non di arte, di tutto. È bellissima. Allora, cioè, il microfono sta affondando nel suo seno, signora. Scusi, lo può recuperare fra poco. Questa intervista potrebbe essere la migliore intervista di Mille in Italia, anzi lo è senza dubbio. E noi non riesco a stare fermo. Siamo a Pescara. Buongiorno. In compagnia di? Antonio. Antonio è pescarese DOP. Sì. Quindi da generazioni. Sì. Allora, Antonio, ti posso parlare del tu? Come no, ci racconti un po' dove siamo in questo momento? Qui siamo nel centro, proprio a Piazza della Rinascita, che noi chiamiamo Piazza Salotto. Ma di cosa ti occupi? Ma io al momento sono pensionato. Pensionato? Felicemente in pensione, da circa 3 anni. Quindi ti godi la movida praticamente? Beh no, non è che mi godo la movida, c'è. Allora, cos'è Pescara per te? Il centro del mondo. Vedi? Bellissimo. Sì, noi pescaresi sono innamorati della propria città. Ma sei in macchina ti tagliano la strada, insulto in pescarese. Non nulla bestemmia, okay, okay, però la parolaccia sì. Sei proprio uno stronzo. Vabbè, dai, questo è classico. Vabbè. Carino. Vabbè, no, ma è molto posato, quindi sa, eh. Molto sì, insomma, sì, dai. Sì, abbiamo una certa età, quindi non è che siamo dei ragazzi che diciamo le parolacce così. Mille in Italia, ancora quarta tappa di Radio Incredibile, di questo tour bellissimo, e stiamo incontrando solo persone bellissime, un gruppo meraviglioso misto fra macedoni, napoletani, senegalesi, e romana. Te sei romana? Sì. La c'è l'accento abruzzese però. Metà. Allora, mi vuoi spiegare, allora, come ti chiami innanzitutto? Martina. Martina, e mi spieghi questo gruppo come si è composto così, in Macedonia, Senegal? Allora, io e lui viviamo da poco qua vicino. Insieme. Perché avete un rapporto d'amore? Sì, duro, qua mi salta tutto. Ho creato un'amicizia un gruppone. E arriva il coglione di Radio Incredibile che mi rompe le scatole, esatto. Ok, adesso al turista che è qui per sbaglio a Pescara, dove portarlo oltre ai tabocchi? A Ortona lo vogliamo Ortona, portare. Che è meraviglioso. E poi il tempo in realtà è finito, quindi un po' di Pescara, un po' di Ortona, un po' di trabocchi, mangiare il formaggio fritto perché è il mio piatto buonissimo. Preferito. In realtà tu imponi agli altri di mangiare il tuo piatto preferito. Sì. Okay. L'obiettivo è quello, io lo mangerò tutti i giorni, più volte al giorno. Sono d'accordo. E gli arrosticini. Diciamo l'obiettivo sì, culinario è quello di oggi. Ok, noi vi auguriamo un buon viaggio. Grazie. Se volete passare a salutare il nostro camper è lì. Volentieri. E state regalando questa esperienza bellissima a dei macedoni e ai vostri amici senegalesi di comparire sulla Radio Incredibile, quindi guardate là e salutate con me. 1, 2, 3. Ciao Radio Incredibile. Siamo con Cristina che è ancora stupita e preoccupata per quello che succederà in questa intervista. Allora, Cristina, ti vedo vestita sportiva. Sto andando a giocare una finale di calcio a 5. Va bene, quindi allora lo sport femminile in Italia, come sta andando in questo periodo? Un po' meglio? Avete un po' più di visibilità? Tanto
tanto che con la nazionale italiana femminile. Dai, adesso perché è diventato uno sport professionistico il calcio, no? Quindi diventerà inizio anno a settembre la Serie A. Beh, speriamo che anche la Serie B possa diventare così. Beh, speriamo che finalmente la gente capisca che non c'è niente di meno, anzi, forse anche qualcosina di più. E dove vivi? Io vivo a Vasto, un'ora da Pescara, però passo molte mie giornate qui a Pescara per il calcio. Tu fai calcio da quanto? Calcio, scusami. Calcio a 5 e calcio a 11, giochiamo. Ok, che il nome specifico l'ha detto Cantera. Prima? Era Pescara. E da quanto tempo, scusa? Da quando 6 anni. Da quando hai 6 anni? Ciao. Sì. E quindi hai la finale, in bocca al lupo. Per scegliere una 2. Di nazionale. Ok, quindi ti ho beccata con l'ansia proprio a mille. Dai, perfetto. Però serve anche per farla. Magari spero che ti faccia calmare un pochino. Spero anche che ti portiamo fortuna. Poi ci fa sapere com'è andata, però, perché. La strada che inizia a camminare, che tra chian chian arriva. Padre da una furia? E non picca da camminare. Ma ci sta il sole, ci sta l'ombra, perché mi sta? Ci sta un sole, ci sta l'ombra. Mo' io divento partigiana. Grazie. Incredibile. Siamo qui a Bari for Femmine in Italia. We are here for 1000 in Italy. The last day of our trip, l'ultimo giorno del nostro viaggio. Say hello to Radio Incredibile for our friend. Hello Radio Incredibile. Hi and come to Italy to enjoy as well the food and the people. Allora ci troviamo in diretta da Bari, sempre con Radio Incredibile, perché nel frattempo non siamo cambiati, e abbiamo qui Matteo. Irene. Irene. Allora, una coppia bellissima di ragazzi giovanissimi che abbiamo visto passeggiare, abbiamo pensato perché non fermarli e disturbarli. Quindi Matteo e Irene. Siete di Bari? No. Di dove siete? Napoli. Ah, che meraviglia! Un'altra grande, meravigliosa, bellissima città del sud. Cosa fate a Bari? Abbiamo fatto un weekend. Che avete fatto in questi 2 giorni? Abbiamo fatto un centro benessere, la spa. Abbiamo mangiato. Cosa avete mangiato? Mastro ciccio, andiamo un po' più avanti. Perché qui si parla bene di una focaccia barese. Sì, focaccia ancora no, però abbiamo panzarotti, abbiamo mangiato le mitiche, il mitico pasticciotto, le orecchiette. Where are you from? Vienna, siamo di Vienna. Both? Entrambi? You are half and half Italian, no. I'm an Italian freak. Abbiamo fatto un giro in Toscana, poi oggi Bari, all'Irenetto a Cilipe, perché sì, c'era Firenze Rock, sì, esatto. In Florence, with Jack Frusciante. Esatto, esatto. Parli molto bene italiano. Grazie, grazie. Parli grazie. Molto bene. Pensavo tu non lo so, fossi, non lo so. Tu fossi milanese. Perché parli bene italiano? No, perché mi piace. No, anni fa io ho lavorato. Italian talent. Sono un talento italiano, sì. E dove andate adesso? A mangiare pesce. Ah! Vogliamo mangiare pesce e poi forse andiamo alla spiaggia. Pane e pomodoro. 3, 2, 1. Radio Incredibile Vienna. Wonderful. Noi siamo
siamo in diretta di nuovo da Bari Vecchia, questa volta con un bellissimo sottofondo musicale. Vi chiamate? Chiara. Donato. Chiara e Donato, giusto? Sì, sì. Ok, di dove siete? Di Taranto. Allora, da quanto tempo siete a Bari? Qual è la cosa che vi ha colpito di più? Non la focaccia barese, la sappiamo. Ok, no, vabbè, noi siamo venuti ieri qui per il Locus Festival per vedere un concerto e quindi... Il concertone di qui ieri, del quale io non ero al corrente, ma andiamo avanti, vi è piaciuto? Esatto, bellissimo, assolutamente. Poi sul porto, quindi proprio a vista mare, questa è stata la cosa che mi ha colpito di più, anche se ci ho vissuto un anno a Bari, all'università, quindi... Allora, comunque la conoscevo. Ok, e allora come definireste la vostra vita a Taranto in tre parole che possono, diciamo, essere comprese da tutta l'Italia da nord a sud? Sole, cuore, amore? No, allora, Valeria Rossi l'abbiamo intervistata con Radio Incredibile, quindi è una cartuccia che ci siamo già giocati. Mannaccia. Allora, mare, famiglia, affetti, amicizia. È primitivo forse. Beh, certo. Anche la cozza volendo si può inserire. Qui ragazzi, le cozze. Ipertrofiche. Cioè erano proprio così, non so che gli avevano dato tutte belle condite ripiene. Allora, per non scivolare sempre sulla banalità del discorso culinario, vi chiedo di salutare Radio Incredibile guardando Enrico. Ciao, ciao. Incredibile. Ciao, grazie ragazzi. Buongiorno Francesca, mi scusi, ho sparato un po' il buongiorno. Ecco. Allora, che dire, Andrea? Posso dare del tu? Certo. Niente, dicevo, ci puoi raccontare che cosa fa l'assessore alla cittadinanza inclusiva e solidale? Ho detto bene. Esatto. Domanda da 100 milioni di euro. Esatto, esatto. Sicuramente, diciamo, l'assessorato alla città inclusiva, lo dice la stessa delega, è un assessorato politico rivolto non soltanto a rispondere dei bisogni sociali, delle problematiche, ma non solo come spesso, diciamo, si pensa, ma a promuovere il benessere delle persone, il benessere dei cittadini, dei bambini, gli adulti, le famiglie, gli anziani, che mai come in questo momento chiaramente hanno bisogno di tanto spazio, dall'ascolto poi alla possibilità di avere, diciamo, delle occasioni per creare comunità, specialmente dopo il lungo periodo dell'emergenza Covid. Quali sono gli strumenti, se ci può dire qualcosa, che il Comune in questo momento mette in campo in particolare per promuovere, se c'è qualche iniziativa particolare legata o al post-Covid o anche all'avvicinarsi dell'estate, cose di questo tipo? Beh, ci sono tante attività, sicuramente c'è una cosa su cui abbiamo lavorato molto in questi anni e ora in modo particolare, devo dire, anche rispetto, diciamo, ai dati che gli effetti del Covid ci hanno riportato, specialmente in Puglia e così anche in Bari, e la promozione del welfare culturale, far sì che la cultura diventi anche, e in modo specifico la promozione alla lettura, diventi anche un'occasione e degli strumenti per contrastare le povertà educative. Essendo la città inclusiva, non è inclusiva solo nei confronti di chi ha difficoltà, ma anche di chi viene da fuori e in quel momento si trova a vivere, a essere per un po' cittadino di Bari. Sì, in un certo senso tutti gli eventi sono stati anche scelti non dei luoghi chiusi, ma nelle piazze, nelle strade, nei cortili, in alcune zone particolarmente importanti e belle e significative, perciò nella zona antica, affinché poi chiunque possa soffermarsi, ascoltare, incontrare anche i cittadini baresi, avere anche un rapporto col turismo, perché Bari in questo momento sta avendo, diciamo, questa apertura al turismo, o meglio sta iniziando a riconoscere il turismo. Non eravamo, in passato avevamo piccola esperienza, ma è esplosa, e anche i baresi, per avere anche un rapporto di tipo attento, di cura verso il turista e verso il proprio bene pubblico, perciò, insomma, accompagnando questa crescita anche turistica nel rispetto poi delle convivenze, non solo come luogo che si attraversa ma che si vive. Devo dire che anche noi stamattina abbiamo avuto un'accoglienza, diciamo, sì, veramente splendida. Infatti, quello che volevo dirti, ma noi siamo sicuri che ripartiamo, cioè che possiamo anche spegnere i microfoni, magari rimaniamo qui, vi prego, non andiamo via. Grazie assessore. Grazie a voi. Arrivederci. Buona giornata. Adesso chiamerò tutti, rimani con noi, chiamerò tutte le persone che... Non piangere. Ti prego.
penso di poter dire che siamo alle battute finali e Radio Incredibile ha svolto 1000 chilometri di maratona radiofonica da Torino a Bari, passando per Bologna, Grotta a Mare, Pescara, vivendo storie, emozioni, persone che non aveva mai sentito, mai incontrato, che ci hanno accolto come parte della loro famiglia e che ringraziamo. Quindi ringraziamo tutti quanti, quelli che ci hanno conosciuto, quelli che ci aspettavano, quelli che hanno lavorato da casa, quelli che non sono potuti venire, quelli che sono dovuti tornare a casa perché non potevano rimanere con noi tutta la settimana e quelli che hanno permesso tutta questa grande, incredibile jobba. Vieni Silvia, Sergio, sì, Andrea, tutti quanti ai microfoni. Facciamo 1000 chilometri, sembrava 1000, così come 1000 chilometri, invece l'abbiamo fatti. Adesso torneremo a casa, riprenderemo le nostre attività. Abbiamo incontrato delle persone tutte sulle nostre corde, qualche protesta abbiamo raccolto, qualche ci piace scandalizzare, qualche voce fuori dal coro, i compagni di vita di ognuno di Radio Incredibile che ci supportano e ci sopportano, e mamma e tutti quanti insieme, ragazzi, abbiamo fatto questa cosa, sappiamo soltanto che possiamo fare ancora e di meglio. E poi di parlo con Claudio, ci hanno fatto notare che c'è ci hanno fatto notare che mancavano un po' le isole a questa Italia, quindi dovremmo rimediare con Sicilia e Sardegna, che salutiamo. Quindi all'ascolto, siciliani e sardi, se volete, stiamo arrivando. Grazie davvero a tutti gli sponsor che ci hanno permesso di arrivare fino a qui. E niente, Claudio, dovresti chiudere perché sei tu. Una cosa semplice. Everybody! Yeah! Shake your body! Yeah! Everybody! Rock your body like! Rock your body! Bravo a Bari! Olè! Buona la quinta! 1, 2, 3, you